Dionigi Gaudioso, appena terminata una lunga mattinata di lavoro e di confronto, che cosa decide l'Assemblea? Quale sarà il futuro? Abbiamo deciso di comune accordo, quindi all'unanimità, di cambiare il liquidatore e quindi di nominare l'avvocato Francesco Condurro e come consulente il professore Luca Parrella, quindi due professionisti di profilo molto alto e diciamo è una nomina ponte, nel senso che a breve devono fare delle modifiche al bilancio, dopodiché dobbiamo subito uscire dalla liquidazione, visto che siamo tutti quanti d'accordo. E quindi appena si uscirà dalla liquidazione ci sarà il nuovo organo, che immagino sarà un consiglio di amministrazione. Comunque, alla fine siamo usciti compatti, come al solito, quindi tutte e sei abbiamo deciso insieme e andiamo avanti. Questa, ribadisco, sarà una nomina ponte che a breve ci deve portare comunque fuori dalla liquidazione. Quindi sto anche a rincuorare e a tranquillizzare i dipendenti, è inutile che creino agitazione perché noi siamo favorevoli affinché l'EVI resta a Ischia e l'acqua la dobbiamo gestire a livello isolano e non deve andare a Napoli. Come sarà risolto anche il nodo bilancio in tutto questo? Perché sappiamo che da lì è partito un po' tutto. Ma diciamo che il nodo bilancio, precedentemente già il sindaco di Ischia Enzo ha messo in evidenza delle cose che non andavano, quindi vanno messe a posto queste cose, dopodiché approveremo il bilancio e si va oltre, come già ho detto. La nomina di Parrella più di Condurro rappresenta un po' una scelta in continuità dei sindaci. Ricordiamo già prima in epoca pre-Covid, fu proprio il consulente Parrella dei sindaci che gettò diverse ombre su quella che era la gestione dell'EVI da parte dell'ex liquidatore Ghirelli. Quindi mi sembra che questa nomina si ricongiunga a quell'iniziativa che già i sindaci presero diversi anni fa. Diciamo che la nomina di Parrella è proprio la fiducia nel professionista, perché ricordo a tutti che la prima volta che Parrella è stato nominato all'EVI è stato nominato già nel 2000-2001 e poi successivamente è stato dato un incarico da noi, quindi c'è massima fiducia nei confronti di questo professionista. Ricordo che è un professore universitario e già conosce le tematiche dell'EVI, quindi penso che può aiutare tranquillamente sia i sindaci a capire bene tutte le situazioni, ma anche il nuovo liquidatore che condurrò.